Mister, si dice non c'è due senza tre, però mi pare complicato, insomma, arrivare a tre, giocando con una squadra di vertice della classifica. Ma è complicato anche se fosse l'ultima della classifica, però abbiamo il dovere di provarci a dare il massimo di noi stessi. Quando abbiamo fatto questo, è il primo giorno che lo dico, vediamo poi alla fine cosa tiriamo fuori. L'importante è che noi però ci presentiamo bene, bene subito con la giusta mentalità, con la giusta determinazione, personalità e coraggio. Perché se solo subiamo un pochino di tensione, questo non va bene, non voglio vedere la mia squadra. Senta, in settimana ha fatto più di una prova, più di un esperimento, ma alla fine cosa deciderà? No, inutile negare, stiamo facendo abbastanza bene in questa fase, quindi non ho grossi motivi di cambiamento. Sto provando varie alternative, varie soluzioni, perché è giusto che sia così, anche quando faccio dei cambi. Metto anche gli altri giocatori che non sono i primi 11 che devono mettersi dentro alla squadra e trovare le giuste geometrie e il giusto modo di stare in campo come i compagni, perché è un po' più difficile giocando dall'altra parte. Ecco, Avellino terzo in classifica, probabilmente la sorpresa più positiva di questo torneo. Tutte le matricole stanno andando bene, ma l'Avellino ancora più delle altre. Al di là dell'organizzazione tattica e dello spirito che caratterizza la formazione irpina, cos'altro c'è da temere in particolare? Ma la loro fisicità, perché è una squadra molto strutturata, molto fisica, dai due attaccanti ai difensori, con centrocampo rapido. È una squadra però che, come diceva lei, è una squadra che è organizzata molto. Questi cinque difensori e tre centrocampisti sono difficili da superare, grandi spazi non li crei, soprattutto quando giocano in trasferta, che tendono ad aspettare la squadra e giocare di ripartenza. Dovremmo essere molto bravi a evitare quello. Dovremmo far giocate in velocità, trovarci gli spazi giusti, non buttandoci in avanti a testa bassa, perché rischieremo di scoprirci tantissimo. Però c'è la consapevolezza, perlomeno sulla carta, poi se domani cambiano ci sorprende, di dover far noi partita. Dobbiamo essere molto molto bravi. Anche pazienti. Il giusto. Pazienti, il giusto sì, perché ho appena detto non bisogna buttarsi di là, però nemmeno andare sotto ritmo, perché se si va sotto ritmo si favorisce solo gli avversari, quindi pazienti, relativamente pazienti. Quindi aggressività, ritmi alti, ma attenzione nella lettura tattica del match, capacità di far correre la palla senza prestare il fianco alle ripartenze avversarie. Tutto facile a dirsi, più complicato a farsi. No, ha fatto un'analisi perfetta, è così, però dentro questo è quello che bisogna cercare di fare. Cioè di attaccare con continuità, stando corti, cercando di non fare le ripartenze, cosa che c'è andata bene con Cittadella, soprattutto nel primo tempo e sabato. Ecco, loro un pochino forse più impegnativo, proprio per la fisicità degli attaccanti davanti, non giocano larghi, sono due molto, molto vicini, fanno serie molto, molto squadra. E quindi dovremmo stare attenti esattamente alle cose che lei ha detto. Senta, come le sensazioni del giorno prima, dopo una settimana di lavoro? Siamo sulla falsa riga le settimane scorse, la squadra ha lavorato bene, forse oggi un po', forse il tempo, spero di no, un po' meno intensità sul lavoro, o un po' di tensione, ecco, che prima ho usato quella parola, che non ci fosse preoccupazioni mentali, no? Perché poi ti trovi lì e ti viene un qualcosa che non deve essere, che non ci deve essere. Però in settimana sempre attenti, concentrati, determinati, quindi questo è quello che spero di trovarmi domani sul campo. Poi vediamo, il risultato è sempre una simile di tante situazioni. Però lo spirito della squadra deve essere quello giusto. Parlando dei singoli, Litteri, Antenucci e Rispoli sono stati in grande spolvero sia a Carpi che contro il Cittadella. Crede che possano fare la differenza anche in questa partita? Io spero che tutti facciano bene come è successo in queste gare. Se poi non sono loro, dovessero farla qualcun altro, ben lo stesso. A parte Sciacca e Ceravolo, ovviamente fuori causa per i rispettivi problemi fisici, tutti gli altri a disposizione, quindi 24 elementi tra i quali pescare i 20 da destinare al campo e alla panchina. Sì, 24, ci sono 22 convocati, non sono convocati Alfageme e Feronetti. Feronetti deve adesso trovare la sua. È un po' che è fuori, deve stare trovando la condizione fisica migliore. E Alfageme l'ho visto un po' faticato, forse lui ha fatto un recupero estremamente veloce in questa prima fase, 4 mesi, e sta settimana ha patito un pochino i carichi di lavoro. Quindi loro due non sono a disposizione, ci sono altri 22 ragazzi e due purtroppo ne devo mandare in tribuna.
quanto riguarda la partita con il Cittadella, ora viene l'Avellino, 2-3 vittorie consecutive, quindi diciamo c'è il pubblico, si aspetta un pubblico delle grandi occasioni. Ma le vittorie consecutive, noi dobbiamo pensare a fare la prestazione, poi speriamo che esca il risultato positivo. Non è che dobbiamo pensare al discorso delle vittorie consecutive, non ci dobbiamo pensare, dobbiamo arrivare come arrivare a provare a fare i 3 punti anche domani contro una squadra importante. Arriva l'Avellino, come dicevamo un attimo fa, terza in classifica, siamo a oltre metà campionato, quindi anche con merito proprio per il loro modo di giocare. Pensiamo solo a far bene, non pensiamo ad altro, la testa deve essere libera, non ci devono essere problematiche.